Benvenuti a un nuovo webinar di taping elastico. Questo webinar, nella fattispecie, in questo webinar parleremo di applicazioni nello sport. Oggi entriamo nel webinar di taping elastico parlando dell'applicazione sportiva del taping elastico. L'applicazione sportiva, diciamo che è l'applicazione un po' più conosciuta nel taping elastico. Molte volte si vedono questi nastri colorati soprattutto sugli sportivi, si vedono tantissimo su atleti, si vedono anche nelle varie competizioni, tant'è vero che sono diventati famosi questi nastri colorati nell'88, quindi hanno avuto risalto mediatico nell'88 con le Olimpiadi di Seul, quando le pallavoliste giapponesi avevano questi nastri e quindi tutti si sono chiesti come mai, e da lì c'è stata una diffusione in Australia, nel mondo anglosassone, fino ad arrivare a noi anni e anni e anni dopo, perché attorno al 2006 ci sono le prime vere applicazioni in Italia. ATS con taping elastico già dal 2008 ha avviato i corsi e ad oggi è l'istituto che lavora maggiormente, che forma più persone con taping elastico in Italia. Si è sviluppato appunto per una mediaticità sportiva nell'88, ma Kenzo Case, che è l'ideatore, li ha inventati nel 1973, quindi 15 anni dopo, grazie allo sport, si è diffuso. In una parentesi, prima di addentrarci nelle applicazioni nello sport, il mondo di utilizzo del taping elastico è sicuramente in grossissima parte sportivo, ma se vogliamo allargare il focus, ognuno di noi potrebbe aver bisogno del taping elastico. E questo perché cominciamo a rientrare nel concetto di taping elastico, perché il taping elastico suddiviso in stabilizzante e decompressivo, quindi le tecniche principali del taping elastico, le tecniche del taping elastico sono la tecnica stabilizzante e la tecnica decompressiva. La tecnica stabilizzante possiamo tradurla in quello che è il miglioramento di un'attività recettoriale muscolare per far sì che migliori una prestazione correggendo delle ipofunzionalità. E quindi cosa intendiamo con questo? Intendiamo che il taping applicato in maniera stabilizzante fa applicato, quindi attaccato sulla cute, attraverso le teorie di Hagbart, va a scatenare, quindi a elicitare una risposta del muscolo sottostante alla cute dove viene attaccato, in questo caso il nostro nastro. Quindi se andiamo a dare un input cutaneo, la risposta è muscolare sottocutanea. Quindi questa risposta qua è una risposta recettoriale, quindi una risposta propriocettiva, che mi permette, come visto in tantissime sperimentazioni, di avere un miglioramento che sia prestativo grazie alla correzione di queste ipofunzionalità. Quindi ho un muscolo che non sta funzionando bene, a livello recettoriale posso farlo lavorare meglio con il nostro taping. Per quello che riguarda invece le applicazioni, il decompressivo in sé, suddiviso in decontratturante o drenante, il decompressivo in generale, che è l'altra grossa fetta dell'applicazione stabilizzante decompressivo, il decompressivo mi fa un effetto vacuum, cioè vuol dire un effetto vuoto, mi crea un vuoto al di sotto di quello che è il nostro nastro, creando delle convoluzioni, quindi sollevando la cute, creando uno spazio, e questo vuoto che si crea al di sotto mi crea una diminuzione dei gradienti pressori extracellulari. Cosa vuol dire? Vuol dire che allarga lo spazio, le maglie della matrice extracellulare, quindi allontana le cellule, crea più spazio extracellulare, migliorando quindi uno scambio intra-extracellulare, migliorando uno scambio nutritizio, migliorando tutto quello che è un sistema fluidico del corpo, quindi la maggior parte di quello che è il nostro corpo, il nostro organismo. Quindi migliora tutto il sistema circolatorio arterovenoso, il sistema linfatico, e quindi sotto la fase del drenaggio. E quindi, come vi dicevo, parliamo di applicazioni nello sport e andremo in special modo a vedere quante cose si possono fare col nostro taping elastico nello sport, quindi quante cose sono possibili. Lo sport è
la punta importante dell'iceberg, sicuramente sarà una parte di utilizzo fondamentale, ma chi nella vita comune non ha bisogno di migliorare la parte circolatoria, ad esempio solo perché ha dei dolori muscolari o delle zone più contratte, piuttosto che delle zone di difficoltà di drenaggio di qualsiasi tipo, ad esempio una botta, un'infiammazione, un ematoma, un edema, oppure ha delle ipofunzionalità muscolari, quindi non sta lavorando bene con determinati muscoli. Penso che, anzi, senza tema di smentita, possiamo parlare della totalità della popolazione. Quindi, se volessimo, possiamo essere efficaci non solo sullo sportivo, ma comunque su una fetta di popolazione importante. Il mondo dello sport è quello che porta più avanti queste tecniche, e la motivazione è anche semplice. Se io ho una ipofunzionalità e sono una persona sedentaria, come se avessi una macchina che utilizzo facendo 20-30 km a settimana perché mi muovo giusto nel paese, piuttosto che uno sportivo, se ha una ipofunzionalità, utilizzo una macchina corpo spinta al massimo, quindi fa tanti chilometri e in maniera spingendo il motore al massimo, quindi è normale che le ipofunzionalità di uno sportivo vengano percepite dallo sportivo stesso in maniera diversa rispetto a un sedentario che magari non ha problemi di avere un muscolo che funziona meno bene, tanto non arriva al livello di utilizzarlo in quella maniera lì. Ecco perché lo sportivo sicuramente ha bisogno di lavorare al massimo del suo livello prestativo. Quindi uno sportivo, per fare una prestazione, deve arrivare al massimo del suo livello prestativo, e noi nelle applicazioni sportive con taping elastico possiamo essere efficacissimi sia su problematiche sportive sia su delle ipofunzionalità che non per forza sono problematiche. Sia nell'aspetto stabilizzante che nell'aspetto decompressivo possiamo utilizzare queste due tecniche nel mondo dello sport. Nel mondo dello sport partiamo da la tecnica stabilizzante, quindi nel mondo dello sport lo stabilizzante con l'attività sportiva, quindi abbiamo detto che lo stabilizzante è il miglioramento dell'attività recettoriale muscolare per un miglioramento di prestazioni e una correzione di ipofunzionalità. Direi che c'è dentro tutto il mondo dello sport. E vediamo qualche situazione, quindi cominciamo a elencare alcune situazioni e nell'elenco di queste situazioni poi ci portiamo in maniera pratica a fare degli esempi con delle foto, quindi per capire di preciso cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare noi col nostro nastro nell'andare a bendare il nostro atleta per dargli una mano. Dunque, possiamo parlare ad esempio di affaticamenti, possiamo parlare di contratture, possiamo parlare di infortuni di diverso genere, quindi di recupero da infortuni di diverso genere, e possiamo parlare di problemi posturali che possono inficiare la nostra prestazione, quindi senza avere infortuni o avere problematiche. E di affaticamenti, soprattutto in periodi di preparazione atletica o di allenamento prolungato, e adesso vedremo perché la concentrazione andrà su periodi di allenamento prolungato, preparazione atletiche, perché poi avremo anche degli aspetti sull'affaticamento, quindi delle applicazioni che possiamo fare su un affaticamento a livello decompressivo, quindi dobbiamo essere bravi a capire. Scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com. I professionisti delle scienze motorie.